Nuova questura, i sindacati di polizia bocciano il trasloco Fiumi all'asciutto ma ora arriva l'allerta temporali Coppia coltiva 80 piante di marijuana, arresti a Monte Calvo Dopo 82 anni missionari comboniani lasciano Villa Barato Pozzo pazza estate, riaccende la festa a Borgo Santa Maria Pronti per il nostro telegiornale, buona serata. Oggi è mercoledì 6 luglio e apriamo questa edizione occupandoci della nuova questura di Pesaro che proprio questa sera è stata al centro della firma del protocollo d'intesa per il cambio di sede nei locali della caserma del 28 Reggimento Pavia. Una firma alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che però è stata anche anticipata da un'ondata di dissenso da parte dei sindacati di polizia sia per i motivi che ascoltiamo in questo primo servizio. L'ufficialità delle firme era attesa da anni e per il protocollo d'intesa che sancisce la destinazione della nuova questura negli spazi della caserma Cialdini è arrivato a Pesaro questa sera anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Peccato però che il passaggio dalla sempre meno funzionale sede di via Giordano Bruno ad una sede geograficamente appropriata come la Caserma Cialdini non sia andato giù ai sindacati di polizia. Marco Lanzi, Pierpaolo Frega e Luciana Comastri, rispettivamente segretari di Siulp, Silp CGL e COISP, dicono no ad una azione buona in teoria ma bocciata nella realtà delle carte e di atti che rivelano spazi ben più ridotti e inadeguati rispetto alle aspettative. Ci eravamo illusi, ci avevano assicurato che sarebbe stata la soluzione ideale e noi di massima eravamo d'accordo, ma se per una questura servono 7000 m metri quadri, queste sono le previsioni di tutti i tecnici su dei piani prestabiliti, come è possibile? Abbiamo scoperto, abbiamo assunto gli atti del senso della 241, abbiamo visto che il protocollo che verrà firmato stasera allo stato attuale serve solo 4000 mila metri quadri, quindi uno spazio assolutamente insufficiente per costruirvi una nuova questura. Una struttura che dalla planimetria sorgerebbe in due vecchi edifici inutilizzati dell'esercito dove oltre alla metratura ridotta degli spazi si registra anche una grave carenza di parcheggi. Ma far sobbalzare ulteriormente dalla sede i sindacati è soprattutto un comma del protocollo che recita come, nell'impossibilità di poter ampliare gli spazi rispetto a quelli suggeriti, solo parte degli uffici della questura sarebbero trasferiti in Via della Liberazione, mentre altri resterebbero nei locali attuali affacciati a Piazza del Popolo. Uno spezzatino e una prospettiva di andirivieni ritenuta irricevibile dai sindacati. Vogliamo fare la nuova questura? Primiamo un protocollo ossia se, se troviamo i sette mila metri per quadri per fare la nuova questura si fa il protocollo e i lavori possono procedere, ma se quegli spazi non ci sono non si può firmare un protocollo del genere, per questo la nostra protesta dopo aver letto gli atti è così forte. Ed ora cambiamo argomento perché poche ore fa la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per la possibilità di violenti temporali su tutto il territorio regionale fra le, le ore 12 e la mezzanotte di domani giovedì 7 luglio. Un'allerta che ci accompagna ad un avviso di condizioni meteorologiche avverse per quel che riguarda il forte vento e il mare che si annuncia molto mosso nel tardo pomeriggio di domani. E dunque si incrociano le dita per un cambiamento meteorologico che non procuri danni ma che dia piuttosto sollievo ad un'emergenza idrica sempre più preoccupante, come ci spiega in questo prossimo servizio che abbiamo realizzato grazie anche a alcune segnalazioni di voi, telespettatori. Vediamo. Il fosso che vedete è quello dell'Acquabona e interessa le zone pesaresi di Cattabrighe, Santa Maria delle Fabricce e Siligate. Il video rappresenta una segnalazione di Ottavio, telespettatore di Rossini TV, che mette in luce la cartina tornasole di un'altra faccia dell'emergenza idrica: quello della mancata pulizia di fossi e invasi, che assieme a riduzione delle perdite e interconnessioni delle reti, rappresenta uno degli aspetti su cui si può agire a livello di manutenzione di fronte ad una lotta impari contro i cambiamenti climatici pulizia degli invasi che è stata anche al centro di una mozione supportata da Marta Ruggeri e Andrea Biancani accolta ieri dal Consiglio regionale. Un elemento che può dare un'assistenza in più ad una situazione che vede aumentare i consumi d'acqua mentre diminuisce la portata dei fiumi, su tutti il Metauro che continua in un calo allarmante e costringerà a breve all'apertura dei pozzi di Sant'Anna e del Burano che un anno fa furono aperti a metà luglio. Intanto, sono più di 60 i comuni marchigiani che hanno emesso ordinanze antispreco contro l'uso improprio dell'acqua potabile, 24 dei quali sono nel pesarese. Per giovedì è previsto un temporale, ma se non dovesse dare il ristoro sperato, diventa più che un'eventualità la richiesta della Regione Marche al governo dello stato d'emergenza. Allora grazie a tutti i telespettatori che costantemente utilizzano il nostro numero di WhatsApp che state vedendo in sovraimpressione per mandarci segnalazioni eh, sulle cose che non vanno sul nostro territorio. Ed ora tornano sotto la lente di ingrandimento i contagi da Covid-19 nella Regione Marche che stanno registrando un sensibile rialzo dopo 5 giorni di contagi fra le 1.000 e le 2.000 unità. Ieri si sono registrati 3.686 nuovi contagi. Casi e oggi 2.885, numeri che sono praticamente il triplo di quanti se ne contavano un mese fa. Restano appena sei ricoveri in terapia intensiva, ma negli ultimi giorni si è tornati a registrare un lieve aumento della richiesta di quarte dosi di vaccino anti-Covid. Ed ora passiamo alla cronaca perché una coppia di Montecalvo in foglia coltivava 80 piante di marijuana nei terreni circostanti la loro abitazione. In casa i due avevano pure 4 kg della stessa sostanza stupefacente già essiccata e pronta allo smercio. È quanto scoperto dai carabinieri di Tavoleto e del nucleo Cinofili di Pesaro, che hanno arrestato per detenzione e spaccio i due conviventi, lui disoccupato e lei beneficiaria del reddito di cittadinanza. Dopo un patteggiamento sono stati disposti 14 mesi di reclusione per entrambi, oltre ad una pena pecuniaria e a 4 mesi di lavori di pubblica utilità a carico della donna. Dopo 82 anni di presenza a Pesaro, i missionari comboniani lasciano Villa Baratov. Nel prossimo servizio, quindi, andiamo a scoprire quale sarà il futuro dell'ordine religioso e della stessa villa. Villa Baratov, un magnifico luogo, una magnifica residenza immersa nel verde delle colline pesarese, un luogo che dal 1940 è la casa dei missionari comboniani sul territorio pesarese. Un luogo che però i missionari comboniani stanno per lasciare. A giorni si completerà il trasloco verso Fano, verso il centro pastorale diocesano di Via Roma. Un cambio dei tempi, una missione che si adegua alla realtà attuale con numeri ridotti sono rimasti solo tre missionari italiani in questo luogo, ma è una missione che continua, ma si ricalibra in diversa maniera. Siamo in un momento importante. Da alcuni anni già pensavamo a una soluzione diversa. Perché ce lo chiede la missione, la realtà e il tempo. Qui abbiamo fatto la storia dal 40, un seminario e poi un centro di formazione e di spiritualità missionaria. Adesso Abbiamo deciso di lasciare la struttura, non vendiamo, ma la lasciamo a un gruppo che possa usarlo per i giovani, per un lavoro con i giovani, sui, con l'arte e la vita e il sociale, preparare i giovani a dei temi che sono cari a noi missionari. Questo perché noi non ne abbiamo più bisogno. È bella, è un posto magnifico, è funzionale, però adesso è arrivato il momento di fare questo salto e questo cambio. Quindi di lasciare la struttura, non vendere, dare incomodato, e continuare qui e nei dintorni il nostro servizio missionario, come abbiamo sempre fatto nelle diocesi di Pesaro, di Fano, di Urbino, Rimini, continuare in un altro modo. Un momento dunque di congedo, di saluto che verrà celebrato questo weekend con due serate, venerdì 8 luglio, una serata brasiliana, un luogo quello del Brasile strettamente correlato alle missioni comboniane, un momento di saluto in musica con appunto le sonorità del popolo brasiliano e poi sabato sera la Santa Messa alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci, Santa Messa alle ore 20:30, due appuntamenti per salutare Villa Baratov, ma per confermare la prosecuzione della missione comboniana comunque sul territorio. I missionari comboniani il loro scopo principale è l'evangelizzazione, soprattutto nei luoghi dove manca la presenza del Vangelo, una chiesa e una presenza missionaria. Allora noi siamo per uscire, per andare, ma la missione oggi non è più geografica. E in ogni luogo quindi anche italia terra di missione e questo vuol dire andare in quei luoghi per portare il vangelo e per aiutare la gente in un cammino più vicino al vangelo più attenti ai poveri agli ultimi qui e in tutto il mondo qui noi siamo chiamati a sensibilizzare i cristiani la chiesa il territorio a guardare il mondo, ad aprire la finestra, aprire la finestra, la porta al mondo, aprire le nostre porte e le finestre per l'accoglienza, per creare un mondo più giusto e più fraterno. Un appuntamento per questo venerdì, una serata all'insegna di arte, musica e aste benefiche a sostegno di una nobile causa come quella del progetto Lori Blue Solidale. Andiamo a conoscere il tutto in questa prossima intervista. Questo evento fa parte dell'iniziativa Lori Bru Solidale, un aiuto concreto, nato due anni fa, proprio per dare continuità all'opera e all'impegno di una grande donna, nostra madre, Lorisanna Caprari in Giuliani, la quale in tutta la sua vita si è prodigata con passione e con gesti concreti per dare un aiuto a chi aveva bisogno, per superare le disparità sociali e per creare una giustizia sociale. Vi parlo un pochettino della serata. Venerdì 8 luglio. Alle 7, Podere Leonardi, verremo tutti accolti da un'alternanza di musica, arte e poesia. Erano queste, anche queste, le modalità attraverso le quali si esprimeva la gratitudine di mia mamma per la vita. Per quanto riguarda la musica, abbiamo coinvolto il nostro amico Davide Di Gregorio, che è il titolare della scuola di canto Pianeta Musica, abbiamo coinvolto il soprano lirico Aviera Saavedra nonché i Caldaris. Per quanto riguarda la poesia, eh, Alba Batista, la dottoressa Alba Batista e eh, Marcella Tomassoli leggeranno le poesie di mia mamma, nostra mamma. E per quanto riguarda l'arte ci sarà un angolo allestito a mostra di quadri e ci sarà un'esperienza di live painting, live painting, eh, esperienza realizzata dall'artista visiva argentina Romina Tassinari. Un punto focale di tutta la serata sarà proprio l'asta di beneficenza per la quale ringrazio il caro amico Franco Andretini che ha curato le relazioni con tutte le associazioni sportive. Ringrazio veramente di cuore gli amici perché Dario Costa, Walter Magnifico, la L'Avissauro, Montesi Volley, è un elenco lunghissimo di, di persone e di associazioni da ringraziare. Ma non c'è stato bisogno nemmeno di insistere, perché come ho detto facciamo un'asta di beneficenza, cosa fornite? Tute, maglie, divise da gioco, fiaco all'olimpica, il pannathon, la fiacola olimpica disegnata da Pininfarina, quella bellissima a forma di cobra quasi. Poi ringrazio Elio Giuliani che personalmente ha messo a disposizione una maglia firmata da Darren Day e Darwin Cook per il venticinquesimo anniversario dello scudetto 1987-88 altri, Vissauro, le maglie della, della società, il libro ormai diventato raro, 100 anni di Vis, per cui tutti questi oggetti saranno messi all'asta. La cosa interessante è che siamo riusciti a, a combinare, a mettere insieme, unire, Scuola di Canto Pianeta Musica al il Conservatorio. Eh, dalla mia scuola ci sarà, eh, si esibirà una ragazza molto, molto brava, molto talentuosa, Gloria Vampa, e al Conservatorio di Pesaro abbiamo chiesto i migliori allievi della classe di violoncello e di violino. La musica verrà alternata alle poesie di Lorisanna e così che tutto può, possa essere unito. Diciamo. Pop Sofia torna a Pesaro dall'8 al 10 luglio con il tema Il tempo ritrovato. L'edizione 2022 rende infatti omaggio allo scrittore Marcel Proust nell'anniversario dei 100 anni dalla morte. Da venerdì a domenica, tre giornate per riflettere intorno alle inquietudini del presente, fra il tempo perduto della pandemia, il ritorno degli spettri del passato e nuove energie per dare forma al futuro. Tre pomeriggi di incontri con Filosofi, giornalisti, scrittori e artisti nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca e tre spettacoli filosofico-musicali inediti alle ore 21 in Piazza del Popolo con la musica dal vivo dell'ensemble musicale Factory. Si comincia venerdì negli incontri fra le 18 e le 20 con Filippo Laporta, Licia Troisi e Riccardo Dalferro. La prima serata in piazza sarà con il filo show. Eh, di Cesare Catà e Marcello Veneziani. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Da domani 7 luglio fino all'8 settembre, Fano ospiterà 10 eh, giovedì sotto le stelle all'insegna del motto Gioco con la mia città. Dieci appuntamenti in piazza 20 settembre dalle 21 alle 22 all'insegna di attività ludiche e laboratori dedicati ai bambini. Si comincia domani con la proiezione del film d'animazione Spie sotto copertura in collaborazione con Masetti Cinema nella cornice di Villa Matarazzo si è tenuta la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club di Gabice Mare passaggio di consegne di una presidenza del club che è passata da Michelangelo Castellucci ad Agostino Bastante durante la serata sono entrati a far parte del Lions Club Gabice Mare come nuovi soci anche la professoressa Anna Maria Della Chiara e il dottor Simone Domenico Aspriello, nell'occasione il club ha raccolto 1000 euro da destinare all'attività di Casa Tabanelli di Pesaro. Era un appuntamento fisso di ogni estate, pensate dal 1985, e si è fermato solo in tempo di pandemia. Ora, però, Pozzo Pazza Estate torna da questo weekend ad adimare il quartiere di Borgo Santa Maria. Vediamo. Food, sport, giochi, musica e spettacoli. Da venerdì 8 a domenica 17 luglio torna per la sesta edizione l'evento estivo più atteso da Borgo Santa Maria. Pozzo Pazzestate ritorna in quel parco dei Tigli che due anni fa aveva lasciato per motivi legati alla pandemia e che mai come ora vuole tornare a riempirsi. Tante attrazioni sia per i più grandi che per i più piccini in dieci giorni di festa paesana pensata per tutti. Un evento che è stato reso possibile grazie all'organizzazione dei consiglieri di quartiere in collaborazione con Cicibanca e il patrocinio del comune di Pesaro. Appuntamenti principali sicuramente eh, sarà l'inaugurazione dell'area Bimbi che si terrà ovviamente venerdì 8. Poi dopo abbiamo una serie di spettacoli sicuramente per ogni età, tipo nei weekend si ballerà e il primo weekend è dedicato alle persone più grandi diciamo con del liscio comunque della musica italiana e poi il venerdì invece successivo sempre per quello che riguarda gli spettacoli live ci, sarà, ci saranno i BDA quindi un concerto, poi i karaoke la sera dopo che sarebbe il sabato e 16 dove sarà una cena remember, la cena remember cosa, cosa sarebbe? In poche parole tutti i ragazzi che frequentavano la casina del Bosco che era il locale del Parco dei Tigli ehm, saranno presenti e insomma fanno questa cena per ritrovarsi un po' insieme quindi un'occasione insomma dai per stare tutti in compagnia e durante la settimana come dicevo spettacoli eh, delle associazioni del territorio ma anche di diciamo, associazioni nel pesarese comunque quindi ballo non lo so canti tradizione insomma tutto quello che è... ha ah, Cineforum anche perché abbiamo quest'anno qu abbiamo preso spunto anche un po' da Pesaro dalla città per eh, la proiezione di ET per il quarantesimo anniversario del film e poi alla fine l'ultima sera ovviamente con le finalissime del torneo della Casina che è l'evento Diciamo, sportivo tradizionale, poi spettacoli ovviamente per ultima serata, live sempre concerti, e, e spettacolo pirotecnico. Ovviamente c'è sempre la possibilità di mangiare, abbiamo il nostro stand. Eh, eravamo un po' tutti emozionati, un po' dai due anni di fermo di festa, un po' perché insomma. Uno tra gli organizzatori più insomma, di cuore di questa festa era mio padre ed è stato uno dei trascinatori che ha riportato la festa in auge dopo il 1985 grazie alla collaborazione di tutti questi ragazzi super energetici diciamo. Quindi ci siamo trovati un po' senza leadership a dovere in qualche modo improvvisare ognuno, mettere a disposizione dell'altro le sue competenze per creare lo stand del food migliore possibile da offrire alla festa per ricostruire il torneo, per dare spazio ai bambini, alle famiglie, per scegliere gli spettacoli migliori e anche magari non avendo un grande budget insomma, a coprire queste spese. Quindi dai, è stata una bella avventura, adesso siamo quasi pronti, siamo quasi arrivati, speriamo che vada tutto bene. L'amministrazione appunto vuole eh, assolutamente dare sostegno e aiuto anche a tutta la periferia della città. Quindi benvengano questo impegno da parte di volontari che vogliono mantenere la propria tradizione. Quindi noi come comune ci siamo, e come quartiere devo dire si sta dando tanto da fare, molto attento. Arrivano anche tante segnalazioni da parte del Presidente perché appunto crede veramente nel ruolo che ricopre e quindi è fondamentale dargli una mano a tutte queste persone che sono dei volontari. Quindi ritorno a ripeterlo perché stanno facendo un grande lavoro e quindi in questa settimana dedicata a Pozzo Pazza Estate speriamo che tanti pesaresi o anche turisti rispondano a, ad andare a visitare anche questa parte di Borgo Santa Maria e Pozzo. Continuiamo a parlare di appuntamenti estivi, sono Teatro Dialettale Cinema Sotto le Stelle ad alzare il sipario sul ricco cartellone, in questo caso degli appuntamenti dell'Arena BCC di Fano. Teatro Dialettale e Cinema Sotto le Stelle alzano il sipario sulla ricca estate di eventi dell'Arena BCC di Fano per un palinsestro magistralmente apparecchiato dalla cooperativa Tre Ponti. Si parte venerdì 8 luglio alle 21.30 con il primo di otto appuntamenti dedicati al teatro dialettale. E si parte con una delle maggiori depositarie dell'arte in questione, ovvero Franca Mercantini, con la cartomanta Patrucchiona per la regia di Stefano Poderi della compagnia teatrale Il Faro. La cartomanta Pastrucchiona, commedia di, di Franca Mercantini. La regia, mi sono cimentato io per la prima volta nella regia e abbiamo il solito cast di bravissimi attori che da anni costituiscono la compagnia. È una commedia divertente, come tutte le commedie scritte da Franca Mercantini. Eh, questa tra l'altro è diciamo, un remake, è una vecchia commedia che è stata aggiornata, attualizzata, ma comunque è sempre molto divertente, una commedia brillante, veloce, dove i personaggi si alternano eh, in situazioni veramente comiche. Lunedì 11 luglio torna invece il cinema sotto le stelle con 34 film e il primo rigorosamente a sorpresa. È il terzo anno che organizziamo la rassegna cinematografica anche in collaborazione con, con il gruppo Giometti. Eh, il nostro payoff è sempre stato film visti, mai visti, da rivedere. Eh, quindi, c'è una selezione trasversale di cinema d'autore, di cinema un po' più mainstream, un po' più commerciale. Ma noi siamo contenti insomma, di averla proposta. Eh, sono 34 serate, eh, dal dall'11 luglio, con la serata come sempre, direi perché ormai questo è il terzo anno, eh, ad ingresso gratuito per tutti. Il film è una sorpresa, è per tutti. E si conclude il 2 settembre con il film a 2 euro, anche quello non, non è svelato. Gli altri sono tutti nel programma. Che potete visitare nei, nella pagina social dell'Arena, BCC o in quella del Masetti. E come vedete, sono tanti gli appuntamenti sul nostro territorio da vivere in queste serate d'estate. Intanto, però, se questa sera state a casa e volete vedere la nostra prima eh, serata alle 21:20, vi facciamo vedere quella che è stata la Notte Rosa dei Bambini, evento che si è tenuto a Padiglione di Tavuglia. E poi vi ricordiamo che domani torna puntuale la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini, rassegna stampa che non si fermerà per il mese di agosto e quindi sarà sempre con voi dal lunedì al sabato. Vi ricordiamo inoltre che dal 10 luglio e per tutta l'estate la domenica sera di Rossini TV sarà dedicata ai bellissimi documentari che avete apprezzato tantissimo di eh, Gastone Mazzanti. Le stelle continueranno a brillare, si racconta in modo inedito la storia di Pesaro negli anni che vanno dal 1935 al 1945 in piena Seconda Guerra Mondiale. Ricordatevi quindi dal 10 luglio tutte le domeniche alle 21:30 le stelle continueranno a brillare. Ed ora vi lascio in compagnia del nostro Meteo. Vediamo come sarà la situazione Meteo i prossimi giorni. Abbiamo visto eh, ci potrebbero essere delle allerte. Noi chiaramente vi daremo tutte le informazioni aggiornate anche sui nostri social. Quindi seguiteci sulla nostra pagina Facebook, che aggiorniamo costantemente con tutte le notizie relative a quello che sta accadendo. Grazie mille e buona serata.